per il biscotto alle mandorle mescoliamo in planetaria uova intere con lo zucchero semolato. A parte, in una bowl mescoliamo la farina di mandorle, il baking e l'amido di mais. A questo punto, una volta unite correttamente e ben miscelate le uova con lo zucchero, andiamo a inserire la farina di mandorle, il baking e l'amido e facciamo mescolare affinché otteniamo un prodotto liscio e omogeneo. Come ultimo ingrediente il burro, che deve essere fuso e non bollente, quindi sciolto ma a una temperatura di circa 40 gradi. Estraiamo il composto dalla planetaria e lo dosiamo negli stampi. Cottura a 160 gradi. Per la gelatina alle fragole prendiamo la polpa alle fragole, la uniamo con lo zucchero semolato, la nebulina e il destrosio e iniziamo a scaldare fino a circa 40 gradi. Uniamo a questo punto la gelatina che precedentemente abbiamo idratato con la sua dose d'acqua. Arriviamo a una temperatura di circa 70-80 gradi, togliamo dal fuoco e andiamo a dosare sopra il biscotto. Abbattiamo un abbattitore a meno 40 gradi per la mousse al cioccolato bianco. Portiamo il latte a bollore insieme alla gelatina. Versiamo tutto il latte. Una volta ottenuto un composto liscio, uniamo un altro terzo di latte. Ripetiamo l'operazione. Frulliamo con un mixer immersione completando così l'emulsione. A parte e contemporaneamente abbiamo montato in planetaria la panna, circa all'80%, quindi non completamente montata, che andiamo poi ad unire alla ganache di cioccolato bianco che abbiamo creato precedentemente. Nell'anello di acciaio andiamo a dosare la mousse e inserire l'inserto di biscotto alle mandorle e gelatina alle fragole. Abbattiamo per circa un'ora a meno 40 gradi. Infine andiamo a glassarla con una glassa al cioccolato bianco e rossa a 35 gradi.